paragonato al fuoco. Così come non potete spegnere il fuoco aggiungendo carburante, benzina. Non c'è nessun fuoco che si estingue così. Analogamente, non c'è nessun desiderio che può essere esaudito alimentandolo con semplici oggetti di desiderio. Ciò che facciamo è sbagliato. Quello che dovete fare è sublimare il desiderio, pensando ad un desiderio ad un livello più alto. Quando attingete ad un desiderio più alto, il desiderio a livello più basso sparisce. Finché avete un desiderio, esso vi consuma, vi divora e vi agita. Nel momento in cui coltivate un desiderio, andate a caccia di problemi. Fino al momento in cui il desiderio non viene esaudito, la vostra mente sarà in uno stato di costante agitazione. Quando lo avrete esaudito, avrete altri problemi. Quando il desiderio non si esaudisce, sfociate nella rabbia. Qualunque cosa fate, trovate problemi. C'è solo una via d'uscita. Le scritture vediche danno una formula per caratterizzare il desiderio. La felicità è uguale al numero di desideri realizzati diviso il numero di desideri coltivati. Seguendo questa formula con attenzione, cosa dovete fare per aumentare la vostra felicità? O aumentate il numero di desideri realizzati o diminuite il numero di desideri coltivati. Senza capire ciò che ci capita, vaghiamo per il mondo cercando di esaudire i desideri, cercando di aumentare il numeratore, i desideri realizzati, ma non funziona mai. Perché? Perché nel processo di aumentare il numeratore, insidiosamente, senza che ve ne accorgiate, anche il denominatore aumenta. In altre parole, voi cercate di esaudire un desiderio, e forse ci riuscite, ma mentre lo esaudite, altri 5 desideri nascono in voi. Quindi dovete fare molta attenzione. Dovete capire che il numero di desideri esauditi è in fondo veramente irrilevante per la vostra felicità. Quello che fa veramente la differenza è il denominatore, ovvero il numero di desideri coltivati. Anche matematicamente funziona. Se lasciate il numeratore così com'è e cominciate a spostare la vostra attenzione al denominatore, riducendo il numero di desideri coltivati, attraverso i 3 yoga, karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, scoprirete che diminuendo i desideri coltivati, la vostra felicità aumenta enormemente. E se riuscite in qualche modo ad arrivare ad azzerare il denominatore, i vostri desideri, la vostra felicità diventa infinita. Questo verso dice qui, questo è il nemico, è il secondo termine che usa per nemico, Verinam. Senza capire questo, stiamo aumentando i nostri desideri senza agire intelligentemente. La natura ci ha dato un ambiente perfetto per sublimare i nostri desideri ed arrivare alla felicità infinita. Che cosa meravigliosa! Tutto il mondo ci aiuta ad arrivare lì. Al contrario, tutto ciò che facciamo è accumulare desideri. Più desideri accumuliamo, più difficile diventa vivere. Perciò dice nemico.
È un divoratore vorace e pieno di peccati. Sappiate che questo è il nemico. Verso 38. Bhume navriyate vannihi yathadarsho malena cha yathol bena vruto garbha tatha tene damavrutam. Come il fuoco è coperto dal fumo, come uno specchio dalla polvere, come un embrione dall'utero, così è questo, l'Atman, coperto da quello desiderio. Qui trovate una bella miscela di filosofia e poesia, da esempi molto belli. Comunicare questi pensieri sottili è difficile se non si usano esempi. E ovunque nelle scritture sono numerosi gli esempi, le metafore e le storie per comunicare i messaggi sottostanti. Qui usa tre metafore per spiegare i tre tipi di desideri. Si è già riferito a Rajoguna. Ora dà tre metafore per spiegare i tre tipi di desideri: desideri tamasici, desideri rajasici e desideri sattvici. Ogni persona ha tutti e tre i tipi di desideri. Tocca a voi identificare quando esiste tamas e cercare di cacciarlo aggressivamente. Identificare dove esiste rajas e cercare di affinarlo. Identificare dove si trova sattva e fare il massimo per incoraggiarlo e svilupparlo. Quindi le tre metafore sono il fumo attorno al fuoco. Quando c'è un fuoco, si forma del fumo attorno, che oscura il fuoco. Ma anche quando c'è il fumo, potete vedere il fuoco. E in secondo luogo, non dovete compiere degli sforzi per disperdere il fumo. Anche una leggera brezza, un soffio d'aria è sufficiente per togliere il fumo. Analogamente, anche i desideri sattvici oscurano, coprono l'Atman nella stessa maniera. Anche se un desiderio sattvico è una mancanza di purezza, esso non lo copre completamente. Voi potete ancora vedere lo splendore dell'Atman in una persona sattvica. Nel momento in cui cominciate a dedicare le vostre azioni a qualcosa di più alto, le vostre azioni diventano così magnifiche e divine, tali per cui una persona all'esterno ne è totalmente conquistata, vede la divinità attraverso il desiderio sattvico. In secondo luogo, tutto quello che è desiderabile a livello umano è raggiungere e stabilirsi in sattva. Quando diventate sattvici al 100%, non potete più esistere in qualità di essere umano e naturalmente trascendete e arrivate allo stato di autorealizzazione. Esempi di desideri sattvici sono il desiderio di autorealizzazione, il desiderio di servire l'umanità, il desiderio di compiere il vostro dovere. Per esempio, quando Nachiketa è andato dal signore Yama per chiedergli di insegnargli il Brahma Vidya, la conoscenza del divino, Yama era via e Nachiketa dovette aspettare per 3 giorni interi. Quindi quando il signore Yama tornò, il suo personale gli disse: qui c'è un ragazzo bramino in attesa, l'abbiamo fatto aspettare per 3 giorni. Il signore Yama si sentì in difetto per questo. Sapete, in quel periodo c'era un grande rispetto per il bramanesimo, che non significa il figlio di un bramino, ma la presenza di qualità sattviche. Un individuo altamente sattvico era considerato molto importante per la società. Era tenuto in grande rispetto, venerato. Dato che Nachiketa aveva dovuto aspettare per 3 giorni, il signore Yama gli concesse 3 grazie. Scegli quello che vuoi.
Come prima grazia, Nachiketa disse: quando ho scelto di venire da te a cercare Brahma Vidya, la conoscenza del divino, mio padre era molto agitato. Quindi ti prego di calmare la sua agitazione. Questo è il desiderio di compiere il proprio dovere, rispondere ad un obbligo verso il genitore in qualità di figlio. Tatastu, disse il signore Yama. In secondo luogo, il desiderio di servire la società. Insegnami l'arte di compiere yagya, sacrificio. Yagya significa in questo caso atti di servizio dedicati al benessere della società, loka sangraha. Infine, in terzo luogo, insegnami Brahma Vidya, la conoscenza del divino, che rappresenta il desiderio di autorealizzazione. Tutti e tre i desideri, tutti e tre le grazie che chiede sono altamente sattvici. Poi, dice Krishna, i desideri rajasici sono come polvere su uno specchio. Quando lasciate casa vostra e andate in vacanza e tornate a guardare il vostro specchio, vi trovate uno strato di polvere. Quello strato di polvere oscura la vostra visione nello specchio. Non potete vedere bene la vostra immagine nello specchio. E in secondo luogo, questo richiede sforzo. Dovete prendere uno straccio e pulire lo specchio. Non si toglie da solo. Il desiderio rajasico è così. Porta all'egoismo, al concentrarsi su se stessi, all'ego, all'arroganza. Questi sono tutti attributi di rajas. Quando c'è rajas, non riuscite a scorgere la divinità dietro, in quanto fate degli errori. Il desiderio, l'ego allontana in primo luogo gli altri. In secondo luogo, dovete fare uno sforzo enorme per togliere questi desideri. Ostacoli difficili da superare. I desideri talvolta sono più facili, l'ego è molto difficile. Sapete chi sono? Sapete, a Bombay alcuni anni fa un gruppo di persone prendeva il treno da Pune a Bombay. Seduti a bere bevande alcoliche di nascosto. Con il passare del tempo e con l'aumento di consumo di alcol, hanno smesso di bere di nascosto e lo facevano apertamente. I controllori che li notarono erano di grado elevato, hanno detto: guardate, state violando la legge, non potete bere bevande alcoliche in treno. Erano persone molto per bene. Una persona rispose: come vi permettete di parlarci così? Non sapete chi sono? Sono il Maharaj di Dar. Il controllore aveva un buon senso d'umorismo e rispose: sì, non lo sapevo, sono contento di incontrarvi. L'unica cosa che voglio aggiungere è che fra poco non sarete né qua né là, ma dentro. E quindi lo misero in galera. Questo fa l'ego. Se la persona non fosse stata egoistica, sarebbe riuscita a gestire la situazione, scusandosi e promettendo di non farlo più. Il momento stesso in cui dite: sapete chi sono? È la fine. Desiderio e ego. Il desiderio per i soldi, il desiderio per il potere, per la posizione, per lo status. Volete essere una celebrità, volete che la vostra foto appaia sui giornali, volete apparire in televisione. Niente di questo ha senso alla fine. Dovete fare come diceva Shankaracharya. Guardate a questi desideri rajasici da un altro punto di vista ed essi perdono il loro valore. È inutile inseguirli. Nonostante ciò, tutti noi inseguiamo il nostro ego. Ci vuole un grande sforzo per superarlo. I desideri tamasici, dice, sono come l'embrione coperto dall'utero. You can't see the end.
non potete vedere l'embrione. Non sto parlando di tecniche di ecografia, ma della visione ad occhio nudo. Non sapete se è maschio o femmina, non sapete se è normale o anormale, non sapete niente. Secondo punto, non potete affrettare il processo. Se la madre che è in attesa dice oh, sono stufa, voglio partorire, non può farlo. Dovete aspettare il corso normale delle cose. I desideri tamasici sono tali da oscurare totalmente la divinità dentro di noi. Sembrate disgustosi. La divinità non appare per niente. In secondo luogo, dovete ricordare che ci vuole molto tempo prima di superare il tamas. Non dovete dire la Gita ci dice di aspettare ed io aspetto. Anche con i vostri sforzi migliori, per quanto facciate per superare una qualità tamasica, non va via, è ostinata, è testarda, è come una macchia persistente sui vestiti, finché dopo molti lavaggi si toglie. Occorrono tanti sforzi per togliere questo stato. Se siete perseveranti nello sforzo, lo supererete. Nel Ramayana dà 3 esempi di queste 3 qualità. Kumbhakarna era una persona tamasica, aveva dormito lungo tutto l'episodio e fu distrutto alla fine. Ravana era una persona rajasica. La cosa interessante era che possedeva attributi interessanti. Era un buon amministratore, manager, un buon re, sapeva come regnare. Era così competente che Rama aveva mandato Lakshmana per imparare l'amministrazione da Ravana. Nonostante tutti questi attributi e dato che non aveva i giusti valori per l'assenza di sattva, Ravana perse tutto, perse il suo regno, la sua ricchezza, la sua vita. Questo dobbiamo ricordare. Rajas appare all'inizio molto attraente. Tutti noi siamo competenti a nostro modo. Ma se non abbiamo un po' di sattva, incontreremo la stessa fine di Ravana. Vibhishana era una persona sattvica. È stato l'unico superstite ed alla fine ereditò il regno dopo la battaglia. Avriyate vuol dire nascosto, mascherato. Robert Browning l'ha chiamato splendore imprigionato, una bella espressione. Noi siamo tutti imprigionati da sattva, rajas e tamas. Quindi questi sattva, rajas e tamas devono essere trattati in maniera diversa secondo le qualità e i desideri che abbiamo. Se avete un desiderio tamasico e l'avete perseguito con continuità, siete la vittima di alcune indulgenze. Dovete sapere come trattarle, se no non sarete capaci di superarle. Per aiutarci, nel Ramayana ci viene dato questo esempio. Quando Rama è andato a Lanka per riprendersi Sita, uno dei regni attraversati è quello delle scimmie, in cui Sugriva era il vero erede al trono. Sugriva significa ben controllato. Sugriva era stato spodestato dal suo stesso fratello Vali, che significa lussuria. E Vali aveva superato il regno, aveva usurpato il regno ed anche la moglie di Sugriva. Quindi al passaggio di Rama, Sugriva supplicò, per favore, aiutami. Mio fratello mi ha usurpato il regno. E Rama gli rispose, sfidalo ad un duello.
Sei folle, rispose Sugriva. Sono tanto debole e lui è così forte che mi può sconfiggere in qualunque momento. Rama disse, non preoccuparti. Quando lotterai con Vali, sarò nei dintorni e gli sparerò e lo ammazzerò. Quindi Sugriva consentì. Era ancora diffidente e andò e sfidò Vali a duello. Vali pensò che Sugriva aveva proprio perso la testa, in quanto lui era molto forte. Comunque, visto che l'aveva sfidato, accettò la sfida con la determinazione ad annientarlo una volta per tutte. Durante la sfida, Rama si accorse di aver fatto uno sbaglio. Sapete qual era? Non riusciva a distinguere tra le due scimmie. Mentre lottavano, non sapeva chi era Sugriva e chi era Vali. Vali distrusse Sugriva. Gli ruppe tutte le ossa del corpo, lasciandolo lì a morire. Alla ricomparsa di Rama, Sugriva gli chiese: è questa la tua idea di uno scherzo? Cosa hai fatto? Rama rispose: mi scuso tanto, sono veramente desolato. Ho fatto l'errore di non fornirti di mezzi di identificazione. Quando stavo lottando non riuscivo a differenziarsi. Inoltre, oltre a essere scimmie, siete anche fratelli. Alla prossima sfida indossa una ghirlanda in modo che io capisca che chi non ha la ghirlanda è Vali. Sugriva disse: una volta bruciato non voglio ricrederci, non lo faccio più. Rama lo persuase di nuovo e quando sfidò Vali la seconda volta, Rama sapeva esattamente chi era l'uno e l'altro. La storia continua dicendo che Rama si nascose dietro l'albero e uccise Vali. Molte persone leggendo il Ramayana si chiedono perché Rama, un re con tanto potere, valore, capacità, doveva nascondersi dietro un albero e uccidere Vali. Ma c'è un significato, in quanto Vali rappresenta la lussuria, una nostra cattiva abitudine. Se vogliamo sconfiggerla, dobbiamo agire come Rama, nascondersi dietro un albero e sparare. Diciamo che sapete di essere vulnerabili all'alcol e non riuscite a controllarvi. O vi decidete che dovete controllare qualcosa che disturba la vostra vita. Come lo fate? Non potete semplicemente dire da domani smetto. Ogni sera poi finite in un bar con altri bevitori e non avete nessuna possibilità di controllare il vostro desiderio. Quello che dovete fare è ritirarvi, togliervi dalla scena dell'indulgenza. E allora ci sarà qualche possibilità di superarlo. Altrimenti state combattendo una battaglia perdente e potete anche evitare di fare lo sforzo. Una persona a dieta che ha difficoltà a controllarsi ed è indulgente con il proprio mangiare non può aspettarsi di riuscire se ogni sera va a cene e a feste con cibo squisito. Dovete ritirarvi in un posto dove si trova solo cibo dietetico. Quindi ritiratevi e poi sparate. Queste sono situazioni tamasiche, molto difficili. Come il fumo attorno al fuoco, come polvere su uno specchio, come l'embrione nell'utero. Così è questo Atman, coperto da quello, il desiderio. Verso 39. Avratam dhyanametena jnanino nitya vairina kamarupena kaunteya Dushpurena nalena cha. O Kaunteya,
figlio di Kunti, la conoscenza è velata da questo fuoco inesauribile nella forma di desiderio. Il nemico costante del saggio. Questa è la terza parola che si usa per definire il nemico. Nityavairinam.